Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 26, fino al capitolo 16, versetto 4a. In questo brano, Giovanni parla della testimonianza riguardo Gesù Cristo. Lo Spirito darà testimonianza e questa testimonianza dello Spirito si unirà, o diciamo, lo Spirito si unirà agli Apostoli per dare testimonianza su Gesù Cristo. Lo Spirito, una volta ricevuto, rivelerà agli Apostoli, o diciamo, darà tramite i suoi doni agli Apostoli l'intelligenza, la sapienza e le parole buone e giuste per parlare di Gesù Cristo. Allora, gli apostoli con il loro modo di vivere, il loro modo di predicare, con le opere compiranno, daranno testimonianza di chi era Gesù Cristo. Dunque, definiranno concretamente l'identità di Gesù e aiuteranno gli altri a capire, a entrare in questo, cioè, mistero, diciamo, del figlio dell'uomo, di questo mistero di Cristo, di questo mistero salvifico. Allora, gli apostoli, dunque, e lo Spirito Santo hanno questo compito di dare testimonianza, perché Gesù ha detto: ecco, quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi darete testimonianza di me, perché siete stati con me fin dal principio. Ecco, questa è la missione degli Apostoli. Poi a questa testimonianza Giovanni, in questo brano, aggiunge le persecuzioni, che ci saranno delle persecuzioni da parte dei giudei, perché per i giudei tutti quanti che ammettono, che accettano che Cristo è figlio di Dio, sono proprio bestemmiatori, dunque meritano la morte. Allora, visto che gli apostoli proclamano il nome di Cristo, dunque sono bestemmiatori, meritano di conseguenza la morte, e la persecuzione sta alla porta di ciascuno di questi apostoli. E questo anche potrebbe essere un altro modo di dare testimonianza, cioè arrivare al martirio. Dunque, carissimi, oggi il Signore ci sta invitando a dare testimonianza di Cristo. Chi è Cristo per noi? Allora, noi siamo invitati a essere testimoni di Lui. Conosciamo delle persone oggi che non conoscono ancora Cristo. Allora, con il nostro modo di essere e di vivere, cerchiamo di comunicare Cristo, così gli altri abbiano anche la vita. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre.